Buonasera Chianese, allora dicevo prima con il Presidente Serra una vittoria strappata con le unghie e con i denti, però una vittoria proprio per questa ancora più bella, e si è visto anche un gioco più arioso da parte del Chieti. Assolutamente, perché è stata una partita solo che siamo andati sotto dopo due minuti, e la squadra penso che in lungo e largo abbia sempre legittimato quello che stava facendo, quindi non con le unghie, anzi è stata una partita di autorità. Nel senso di determinazione. È stata una partita di determinata, è stata una partita di carattere, è stata una partita di personalità su un campo contro una squadra importante come il Riccione, con dei giocatori importanti, quindi io sono dell'idea che la squadra, ripeto, abbia espresso anche un buon calcio. Purtroppo il campo non ci permetteva, magari essendo anche un po' piccolo, anche l'altra squadra non è che permetteva più di tanto, però sono contento perché, ripeto, la squadra è cresciuta in autostima, in personalità, in carattere. Non era semplice dopo due minuti andare sotto. Cosa ha pensato in quel momento? Nulla, perché la squadra sta facendo bene. Noi penso che nell'ultimo periodo, tranne Vasto Giardi, perché è vero, Vasto Giardi abbiamo fatto male, però poi dopo anche la partita in casa che abbiamo preso quella 93esima, 94esima, penso che fino adesso abbiamo sbagliato solo quello. Permettimi solo una cosa, di fare una dedica a mio fratello Marcello, che ieri ci ha dato la possibilità di essere... Questa è stata un'esperienza importante, l'abbiamo sottolineata anche nel collegamento. Di darci la possibilità di poter stare a contatto con dei ragazzi che la loro vittoria penso che è la vita, quindi noi al di là del calcio loro stanno combattendo e giocandosi la partita della loro vita, quindi volevo dedicarla a mio fratello Marcello, che ripeto ci ha dato questa possibilità, e soprattutto a tutti i giovani e ragazzi che stanno, come dicevo prima, giocando la loro vita, e penso che, e spero che ci riusciranno. Tornando alla gara con il Riccione, lei aveva diverse assenze, però ancora una volta è la dimostrazione che questa squadra, il Chieti, ha tutti i titolari, tutti i giocatori che possono scendere in campo. Io l'ho sempre detto, io devo dire grazie alla società che mi ha permesso di avere una rosa molto ampia, ma soprattutto ai calciatori, perché non è semplice, perché se noi andiamo ad analizzare alcuni giocatori, vedi Marino non giocava da tempo, vedi Mercurio che era in affetalina anche lui a fasi alterne, ci sono giocatori che sono stati fuori, e la forza di questa squadra è proprio che loro si fanno, nel momento in cui vengono chiamati, l'essere professionisti, e che danno poi dopo quando vengono chiamati danno il massimo, e questa è la nostra forza, la forza di un gruppo coeso che sa che nel momento in cui viene chiamato deve dare il massimo. Verso la fine del primo tempo ci è sembrata che la gara si rischiasse di incattivirsi, nell'intervallo ha detto qualcosa ai suoi, magari stiamo calmi perché l'abbiamo ripresa, possiamo anche vincerla. Perfetto, ho detto non ci disuniamo, non perdiamoci in con l'arbitro, perché l'arbitro penso che sia sempre in buona fede, quindi non pensiamo a questo, pensiamo solo a pedalare come stiamo facendo e andare sia in ampiezza che in verticale come stiamo facendo, e che alla lunga sarebbe venuto il gol. Penso che la squadra oggi abbia meritato questa vittoria, e faccio anche un plauso a questi 100 ragazzi che hanno fatto dei chilometri per venirsi a fare questa partita, quindi anche per loro è stato un motivo di vittoria ancora di più. L'ultima, ci sarà ancora una settimana per pensarci, però insomma c'è la San Benedettese all'Angelini domenica prossima, scontro al vertice, potete agguantare la squadra marchigiana. Queste tra virgolette sono le partite più semplici, perché la partita si prepara da sola, cioè, quindi è come ho sempre detto, c'ho dei professionisti, ancora di più c'ho un tifo che penso che ce lo invidiano in tanti, quindi sarà una partita che anzi io farò diversamente, metterò le magliette, chi vuole giocare gioca, perché tutti vorrebbero far parte di questa partita. Noi quello che dobbiamo fare è innanzitutto dare, come stiamo facendo, rispetto alla società, dal presidente al direttore generale, a tutti quelli che stanno attorno a noi, perché le vittorie sono figlie del magazziniere, non sono frasi fatte, ma è così, perché noi siamo ovattati da tante situazioni, a questo grazie alla società, e dobbiamo dare seguito a quello che stiamo facendo e dare rispetto e dignità a una città che forse nel tempo si era un po' persa e in questo momento sta giocando insieme a noi.